Matteo Salvini, candidato a premier della Lega Nord, ha aperto la campagna elettorale a Torino, visitando il campo Rom di via Germaniano. Salvini, perché partire proprio da qui per la campagna elettorale in Piemonte? Ma perché è l'esempio dello Stato che non funziona. Non è la prima volta che vengo, ho chiesto la situazione è migliorata. No, è peggiorata. Si lamentano i vigili del fuoco che coi roghi tossici si intossicano, i vigili urbani, i volontari della protezione animali, 30.000 euro di danni, i residenti, i ferrovieri, i dipendenti comunali della terza urbana. Non è possibile avere in Italia e a Torino in questo caso spazi di illegalità che vanno rasi al suolo. C'è furto, c'è sfruttamento, ci sono bambini che vivono nel fango, ci sono vandalismi, aggressioni, roghi tossici, si respira piombo, si respira zinco. Basta, sono venuto una volta, sono venuto due volte, questa è l'ultima, conto che sia l'ultima volta in cui venga a visitare quello che non dovrà esistere. Qual è la proposta della Lega per risolvere situazioni come queste? Dove governiamo le abbiamo già risolte, dove ci sono i sindaci della Lega non ci sono vergogne come queste. La Giunta 5 Stelle come ha gestito invece questa situazione? Chiedetelo ai cittadini, ho chiesto se è cambiato qualcosa in meglio, mi ha detto che è cambiato in peggio. Non ha gestito, come spesso fanno i grillini, un conto è dire e un conto è fare. Dove la Lega governa fa, la situazione di questa vergogna a cielo aperto è peggiorata negli ultimi anni. Qua ci sono i comitati di quartiere, ci sono rappresentanti della polizia, dei vigili del fuoco, dei volontari. Sono loro che ci convivono. Quindi a Milano quando... purtroppo non c'è più una giunta della Lega da 6 anni. Il centrodestra non governa più da 6 anni. No, no, in alcune zone a Milano è come questa, se non peggio. No, il problema è che l'illegalità non va tollerata. Né a Milano, né a Torino, né a Napoli, né... No, stiamo parlando, ragazzi, di 40.000 persone su 60 milioni di abitanti. Stiamo parlando di questi numeri. In 6 mesi il problema, se vuoi, lo risolvi. Se tu mi dici, se vuoi, volere è potere. È chiaro che se uno mi dice a Torino, passando dal PD e 5 Stelle, non è cambiato nulla, perfetto. Dove ci sono i sindaci della Lega e noi governiamo in un migliaio di comuni, non ci sono vergogne come questa. Non hai la bacchetta magica, non lo risolvi in 6 giorni, lo accompagni in alcuni mesi, ma stiamo parlando di 40.000 persone che vivono nei campi e il campo non esiste in nessun paese europeo. Cioè l'istituzione Campo Rom o Baraccopoli non esiste neanche in Romania. Passando ad un altro tema che è fonte di inquietudine per altri versi, qui abbiamo il problema di una serie di multinazionali che se ne stanno andando. Incontrerò una rappresentanza di lavoratori. Si susseguono gli abbandoni e questo ovviamente per il tessuto produttivo è un indebolimento grosso. Quindi... Uno Stato deve governare e controllare chi va e chi arriva imponendo delle regole. La nostra idea è ridurre la tassazione per tutti, famiglie e imprese, in modo tale che quello che risparmiano in tasse possa essere reinvestito in stipendi per i lavoratori. Questo vale per chi chiude in Italia e apre all'estero, c'è una proposta di legge della Lega purtroppo mai esaminata che vieta per legge a chi ha preso contributi pubblici di licenziare in Italia e assumere all'estero, però penso anche alla Amazon che è arrivata in Piemonte. Non è possibile che ci siano donne e uomini usati e sfruttati come robot, quindi occorre mettere dei limiti di paga oraria sotto il quale non si può andare e ridare dignità, trattando anche con queste persone. Io sono stato in provincia di Frosinone, un'altra multinazionale, la Ideal Standard, che anche lì chiude in Italia per aprire probabilmente in Bulgaria e Romania. È chiaro che il peso fiscale in Italia è eccessivo e quindi bisogna invogliare le aziende ad arrivare, però non possono neanche trattare i lavoratori come birilli. Nella nostra proposta di legge è che se tu, come nel caso Ideal Standard, fra cassa integrazione, contributi pubblici, porti a casa 40 milioni, non puoi licenziare 300 operai qua e assumere 300 in Bulgaria, a meno che tu non mi ridi dietro i soldi che hai avuto. A Torino e a Roma mi aspettavo di più. Io dissi ai tempi, se vivessi a Torino o a Roma, piuttosto che rivotare PD, proverei coi 5 Stelle, sia a Torino che a Roma mi dicono non è cambiato nulla, anzi. Quindi, però ripeto, chiedetelo ai torinesi, i torinesi possono spiegarlo fra un mese votando. Mi aspettavo molto di più, sia a Torino che a Roma mi aspettavo molto di più. Onestamente.